critica in groia, perché la serata organizzata dall'Italia dei Valori, lui parteciperà come magistrato tra l'altro a questa serata Bunga Bunga con David Parenzo, Mauro Travaglio, e per loro, loro criticano la presenza del magistrato come in groia. In questo caso però forse non era il caso. Eh sì, perché è meglio che partecipare dell'utri, insomma, loro in genere invitano dell'utri, noi invitiamo dell'ingroia. Ognuno fa le sue scelte, ognuno si assume le proprie responsabilità, a parte il fatto che il magistrato ingroia non è stato invitato a partecipare ai Bunga Bunga, ma gli è stato chiesto un contributo tecnico in videocamera, registrato, per spiegare quali sono le riforme in materia di giustizia che chi combatte la criminalità ha bisogno. Poi nell'ambito della serata c'è una parte dedicata al confronto politico, programmatico, c'è una parte dedicata, l'ultima parte dedicata anche a un sano divertimento con dei cantanti e con dei comici, dove non c'entra niente povero Ingroia, che starà a 1000 chilometri di distanza e ha registrato il suo intervento la settimana prima. Quindi voglio dire, è chiaro che è una strumentalizzazione. Quando ci si riunisce, chissà perché, se si riuniscono quelli del PD o quelli del PDL parlano di cose serie, se ci riuniamo noi non parliamo di cose serie, certamente, e noi parliamo di cose diverse, o meglio, noi parliamo della stessa cosa, della mafia, noi come combatterla, loro come incamerarla. Però già è una serata da campagna elettorale. E ci mancherebbe altro, mica stiamo a perdere tempo noi. Guardi, oggi tutti sono in ferie, noi siamo qui con il coordinamento femminile dell'Italia Valori, proprio allo scopo, forse non ci crederà, ma noi stiamo preparando la campagna elettorale, qui stiamo preparando l'organizzazione del partito, stiamo preparando qual è la nostra attività che dobbiamo fare l'anno prossimo. Io sto facendo le riunioni in questo momento con tutte le strutture del partito nazionale e territoriale, sto girando l'Italia per programmare il lavoro dell'anno prossimo, in cui ci stanno i referendum, ci stanno le amministrative e ci stanno le politiche, perché noi le vogliamo le politiche, perché crediamo che questo governo e questa maggioranza, se rimane ancora un giorno in Parlamento, sono soldi e tempo perso.